Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di lasciare un like e di supportare il mio lavoro, se vuoi, se vuoi. Quindi qua, come potete vedere, c'è un bersaglio, quindi c'è un mirino. Io non vorrei rischiare, dico così, per YouTube queste cose sono cose dannose, perché questa applicazione è a pagamento, quindi in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina per scaricare questo programma. Come ho detto nel video, nel titolo, che questa applicazione funziona anche su Fortnite, ma non solo su Fortnite, ma anche su altri giochi, quindi Apex, Warzone, Apex, Half-Life, cioè su tutti i giochi che ho qua sotto funziona questo bersaglio, che okay, funziona. Quindi, se hai problemi con il link, mi raccomando, stai a sentire questa scena qua. Se hai problemi con il link, entra nel server Discord, segnalalo. E io ti mando direttamente il link giusto oppure il pacchetto. Quindi, come funziona? Questa applicazione Crosshair X, dentro quel pacchetto RAR c'è la cartella. Quindi tu estrai quel pacchetto RAR, quindi lo ripeto, estrai quel pacchetto RAR. Se non sai come estrarre un pacchetto RAR, ci sono a migliaia di tutorial. All'interno di quel pacchetto c'è la cartella. Quindi dentro quella cartella c'è l'applicazione. Tu apri l'applicazione ed eccola qua. La metti anche in italiano. Per nascondere e mostrare questo mirino, mostra, nascondi, mostra, nascondi. Quindi, se volete usarlo sui giochi, mostra. Se invece non vi serve più, nascondi. Possiamo progettarlo, possiamo farci quello che vuoi, cioè possiamo farci tutto. Quindi, un attimo che metto mostra. Progettista, vado un attimo sulla lunghezza, guardate un po', fino a 40. Posso anche mettere la durata. Vabbè, quando sparo, ad esempio, se clicco qua sopra, io dovrei fare una cosa così. Guardate un po'. Si toglie, si mette, si toglie, si mette. Quindi mi serve la sfocatura. La sfocatura così è. Comunque, offset. Me lo metto così. Spessore. L'ho provato su Fortnite e devo dire che è incredibile, veramente incredibile. Lunghezza ancora più. Ah, così mi piace troppo. Ok, sì, mi piace troppo. Per non parlare anche delle altre, dicono cose fake su Fortnite dicendo che se vai su Fortnite c'è l'impostazione depersonalizza il tuo mirino e non la trovo, non esiste. Uno youtuber aveva messo delle mod, che ne so, ma non funziona, non funziona. Quindi devi scaricarti per forza queste applicazioni. Questa applicazione la provi su tutto, tutti i giochi, ma veramente dappertutto. Ok? Quindi, come potete vedere, io vado un attimo sulle impostazioni di Fortnite e non c'è niente, non c'è niente, non la vedo, non sta da nessuna parte. Quindi, questa è l'applicazione che fa per voi. Quindi, un mirino tutto per te. Va bene? Più di questo, più. È una cosa semplice: in descrizione c'è un link, scarichi. Se hai problemi, entra nel server disco. Più di questo. Cosa vi posso spiegare di più? L'unica cosa che vi posso dire è di iscrivervi al canale se questo video è stato utilissimo, lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!